E vorrei fare una domanda, una serie di domande a cui vorrei mi rispondano un po' tutti i presenti nell'ordine che voglio, ovvero alfabetico, che è la cosa più facile. Penso siano domande interessanti per tutti voi che ci state seguendo, ma ripeto, qualora abbiate domande specifiche, fatele tranquillamente, vi leggiamo in diretta. Allora, come sei arrivato a conoscere Hive e perché poi alla fine hai scelto Hive? Agnese, se vuoi iniziare. Io la prima, sì. Degli amici lo facevano, mi hanno convinto, io sono già animatrice 2D, mi hanno convinto a fare questo salto nel 3D, mi spaventava la parte di rigging, però il primo anno è stato un successo, sono molto contenta. Perché E perché Aiva in particolare? voglio diventare game dev. Poi abbiamo, chi volete, insomma, abbiamo ben due Christian, quindi iniziano tutti e due per B, il che mi mette in difficoltà. E facciamo buon prezzo e andiamo proprio diretti. Ok, io l'ho conosciuta tramite un amico che gli era comparsa su una pagina sponsorizzata su Instagram. Mi ha detto: oh, guarda, che bello, c'è questa scuola di videogiochi, diciamo. Io comunque volevo fare il programmatore e volevo andare in realtà all'università di programmazione, però poi sono stato all'Open Day per informarmi. E ho visto tutto il percorso formativo ed era molto interessante, soprattutto anche gli insegnanti erano molto interessanti, con un bel background. Quindi alla fine ho optato per l'Accademia. Grazie. Vai Christian B, quell'altro. Beh, per me è stato un po' più facile perché sapevo cosa volevo fare alla fine delle superiori, diciamo, e allora ho iniziato a scandagliare ogni informazione possibile nel web, estero, non estero, spostarsi, non spostarsi, e tra le varie scuole che sono comparse, anche corsi, alla fine ho scelto Hive. Uno perché mi sembrava, quello da come era stato mostrato, il percorso più completo, dopo io venivo anche da altre città, quindi è stato anche importante andare fisicamente all'Open Day per parlare con i professori, per riuscire a convincersi, perché trasferirsi, soprattutto finita la scuola dell'obbligo, diciamo, è sempre un po' un'esperienza importante. Mi sembrava il percorso più completo e diciamo che ho sfruttato l'occasione anche per avere già delle conoscenze a Roma, perché ho frequentato la sede di Roma e allora ho detto: vabbè, la scuola mi interessa, conosco qualcuno, mi lancio in questa esperienza. Ottimo, grande, molto esaustivo. Eugenio? Eccoci. Allora, guarda, io in realtà a differenza di Christian non ho iniziato direttamente subito dopo il liceo che sapevo già cosa avrei voluto fare e tutto quanto. In realtà io mi sono avvicinato a Dive molto dopo l'università, fondamentalmente. E in realtà prima di conoscere Hive ho conosciuto te, se non sbaglio. Sì, è vero. Esattamente. E poi sono passati altri anni prima di effettivamente iscrivermi a Dive. Perché ho scelto Hive? Perché era, a parte l'unica serie a Roma, perché comunque ce ne sono l'unica decente per quello che volevo fare io effettivamente Che è il corso di come carriera. programmazione. Esattamente, io sono un programmatore. Già lavoravo come programmatore, però volevo prendere proprio la direzione di programmatore di videogiochi comunque. E poi alla fine sono finito a fare in realtà un po' sotto il livello di programmazione di gameplay, però comunque lavoro nel mondo dei videogiochi. E sì, Hive, decisamente perché, a parte me ne hai parlato tu molto bene, e poi comunque mi interessavano molto i corsi e gli argomenti trattati. Ottimo. Gianluca, che non ti si sente improvvisamente, perché non ti si sente? Ok, Perché le c'è. cuffie? Ah, ok. Allora, io ruberò parte del discorso di Eugenio perché, come lui, anch'io non subito dopo il liceo mi sono iscritto a Live, anzi ho fatto una serie di cose differenti, un po' di università di lingue, lavoricchiato, eccetera, eccetera. Mi sono iscritto a Dive per una serie di coincidenze, tipo la Riot ha fatto un evento a Roma, il primo evento che faceva un giorno del mio compleanno, mi hanno dato questo bigliettino del Live che era, allora c'aveva solo programmazione e grafica. Non gli avevo dato troppo peso, mi interessava, mi piacevano sempre piaciuti i videogiochi sin da ragazzino. Anni dopo sono in un lavoro che non mi piace, sono un po' incastrato, ritrovo questo stesso volantino, vado ad informarmi, vado lì in sede, mi fanno il colloquio e sono rimasto stregato.
la professionalità del colloquio, anche dell'ambiente, e le persone con cui ho parlato, interagito, mi hanno fatto capire che se volevo lavorare nei videogiochi e volevo stare qui a Roma, questo era il posto perfetto. E onestamente non si sbagliavano. Quindi è stato così, più o meno. Una serie di coincidenze. Sì, mi ricordo ancora l'evento che abbiamo organizzato per Riot, per presentare, che era LOL, mi sembra. E... ancora me lo ricordo, è stata tosta, è stato bello, molto interessante. Il lancio di League of Legends in italiano. Sì, esatto. Era proprio quello là. Sì, sì. Tommaso. Io ho fatto, ho cliccato tutto. Esatto. No, io molto vicino sia a Eugenio che Gianluca, perché anch'io prima di fare AIB ho fatto l'università, facevo architettura, quindi cose diverse, però a un certo punto non mi è più piaciuta e volevo fare qualcosa di molto più artistico, molto più creativo, no? E cercando online, poi vabbè, io grande appassionato di videogiochi, cercando online cercavo qualcosa per fare videogiochi, effettivamente mi è capitato di vedere Hive, come dicevano è l'unica a Roma che ne vale la pena secondo me, anche per quello volevo fare io, perché volevo fare il character artist, ci sono andato abbastanza vicino e effettivamente ho fatto l'accademia, diciamo che come avevo già detto è stata forse la scelta più bella che ho fatto in tutta la mia vita, perché non mi pento di niente di averla fatta, assolutamente proprio. E faccio quello che mi piace fare. Assolutamente. Grazie mille. Ovviamente qua fioccano i complimenti per Hive, quindi sembrerà che sia tutto predefinito e ci siamo accordati, no? Evidentemente comunque la maggior parte, ovviamente non tutti, ma la maggior parte degli studenti di Hive sono assolutamente soddisfatti delle possibilità che Hive dà, al di là poi del corso, di come si possono trovare, ma sicuramente riceviamo complimenti anche post corso, quindi mi fa sempre molto piacere. Roberta. Tutti. Anche io mi sorprende il fatto che non sono l'unica che ha fatto un percorso diverso prima di approdare ad Hive. Io in realtà vengo da medicina, quindi ho cambiato completamente tutto. Avevo delle basi di modellazione e volevo trovare una specializzazione, e ho visto il corso di animazione rigging dell'Hive e mi sembrava, tra tutti quelli che poi ho visto online, quello più completo, e comunque effettivamente posso dire, da studentessa, ancora studentessa, quindi devo fare il secondo anno, che effettivamente è stato così. Ho visto che ha quella marcia in più il corso di animazione e rigging, quindi sono stata molto contenta. E Valerio, che sarà sempre chiaramente in coda, povero Valerio. Bene, intanto vi ringrazio per il corso di animazione e rigging, perché... più animatori, per favore, grazie. Sì, è così. Sì, anch'io ho fatto altri percorsi, psicologia, e poi ho prodotto giochi da tavolo. In realtà ho orbitato intorno ai videogiochi per molto tempo, ma mai vedendolo come una possibilità professionale. Poi a un certo punto ho avuto una vocazione improvvisa e ho detto perché no, e basta. Mi ero stancato dei compromessi. Sono andato in giro, ho conosciuto persone, avevo un amico che si era interessato in quel momento, che in realtà era un grande appassionato di videogiochi, Velardi, voi lo conoscete, ve lo cito, che mi ha detto guarda, io ho smesso di lavorare da un anno e voglio vedere se voglio fare programmazione per videogiochi. E mi ha parlato di Hive, sono andato ad Hive, ed in realtà uno dei punti per me importanti che mi ha fatto considerare Hive, prima ancora di colloquio e tutto il resto, è stata programmazione, nel senso, mi è stato riferito che la programmazione ad Hive era insegnata in maniera molto tosta, molto seria, e visto che il game design tende a essere trattato da corsi meno professionali come una cosa che si insegna così, perché non è una professione fatta di skill tecniche così definite come può essere programmazione, volevo trovare una scuola che fosse pragmatica, che insegnasse a sviluppare, non a fuffa, come vogliamo dirla. Quindi il fatto che avesse una certa serietà a livello di programmazione mi ha fatto capire ok,
forse trasmetteranno questa serietà anche al corso di game design che era appena aperto. In effetti è stato così, quindi sono contento, se no non sarei stato qui, ma insomma quello è stato un motore fondamentale, perché cercavo qualcosa che non perdesse tempo in chiacchiere. Bene, cosa che effettivamente devo dire che è sempre stata così, come impostazione AI chiaramente negli anni ha cercato di migliorarsi anno su anno, sia in base a come era andato l'anno prima, sia in base al variare delle richieste di mercato, sia in termini di competenze che di figure professionali. Quindi ecco lì che dove c'è molta richiesta di una nuova figura professionale e abbiamo la solidità di un corso che rispetti i requisiti di questa figura professionale, si aprono altri corsi. Ecco qui per esempio il nuovo corso di narrative design. Bene, la seconda domanda che vi faccio, faccio un attimo una crasi fra un paio di domande che avevo in mente. Come è andata la vostra, com'è stata la vostra esperienza durante il corso? Perché poi non avete seguito tutti insieme, c'è chi ha seguito anni fa, chi sta ancora seguendo, quindi l'esperienza può essere diversa. Ma soprattutto, cosa avete acquisito, imparato in AIV, al di là delle skill tecniche, che sono state poi utili, fondamentali per trovare lavoro anche in maniera abbastanza agevole? Una sola parola, disciplina. Quello che ti insegna AIV in assoluto è questo. Soprattutto per tutte quelle persone che vogliono fare lavorare, seguire AIV, corsi di studio, seguire AIV, disciplina. Perché non si scherza, nonostante siano ambiti artistici, cioè comunque una scuola seria, l'hanno ribadito in tanti, non voglio fare una marchetta, però è vero, senza non si va da nessuna parte, e questo senza dubbio in un anno, io sto ancora frequentando, senza dubbio ho imparato questo, poi ovviamente a seconda dell'insegnamento, in generale la professionalità, però questo è quello che mi sento di dire in assoluto, cioè la dedizione personale è qualcosa, però quello che ha AIV da offrire è, come ha detto già qualcun altro, la pragmaticità è quello che offre AIV, cioè un insegnamento serio, un programma serio fatto da persone che hanno idea di tutta la pipeline quale sia, e questo è quello di cui sono molto grata di aver imparato e di farne parte. Fondamentale questa, chiamiamola soft skill, perché al di là del corso, lasciamo perdere AIV, qualunque cosa facciate nella vita, per avere successo la dedizione, l'autodisciplina è la prima skill che dovete subito imparare, perché non si va da nessuna parte senza, ma qualunque cosa vogliate fare nella vita. Assolutamente sì. Possiamo andare avanti nell'ordine precedente. Io confermo tutto quello detto da Agnese e in più vorrei dire che io sono stato 3 anni in AIV, ho fatto tutti 3 anni ed è stato fantastico perché ho potuto partecipare anche a una serie di eventi sparsi anche per l'Italia ed è stato molto bello, ho conosciuto un sacco di gente, ho fatto tantissimo networking e mi viene in mente il primo Level Up in cui ho conosciuto Pessino o ad esempio, dato che si è formata anche una grande amicizia, eravamo andati tutti insieme all'evento Microsoft in cui abbiamo conosciuto Satya Nadella, oppure ad esempio proprio 2 anni fa mi sembra mi sono ritrovato con un vecchio amico di AIV e siamo andati insieme al Web Summit che al di là del nome tratta anche altre cose, abbiamo conosciuto un sacco di gente famosa anche del settore dei videogame e quindi secondo me anche il networking a partire dalle persone che insegnano, che vi possono, diciamo, far conoscere altre persone sempre importanti dentro il mondo dei videogiochi e poi, non lo so, per me il networking è una delle cose più importanti, diciamo così. Lo è, al di là di qualunque, di nuovo, le soft skill, si parla tanto di soft skill, sembrano fuffa letteralmente, ma qualunque cosa, qualunque attività professionale vogliate fare nella vita, che ci piaccia o no, funziona così. È più facile trovare lavoro se conosco persone. Quello è networking. Quindi partecipare a eventi, interagire con altre persone, e poi c'è tutta una lista di cose che vi insegneremo a fare, è fondamentale per avere poi più facilità per trovare lavoro. Grazie Cristian 1. Cristian Borò, vai. Io mi ricollego a quello che ha detto Agnese, anche se vado un po' a ritoccare, perché io ho frequentato quando il corso di game design era appena nato
e ho avuto, diciamo, nella sperimentazione di questo corso sono state fatte alcune attività di collaborazione appunto tra chi faceva grafica, chi faceva programmazione e chi faceva game design. Quindi io non andrei a dire che è proprio la disciplina, ma è la capacità di interagire con le varie persone. E, perché qua dirà una cosa un po' spinosa, diciamo è molto facile nel mondo del lavoro comunicare con le persone estremamente competenti nel tuo ambito, lì vai sempre dritto, funziona tutto bene. Quando vai a scontrarti con una persona che del tuo ambito non conosce niente e magari anche testardo e quindi... E sottolineiamo magari anche ricopre una posizione di ruolo tra virgolette superiore alla tua, perché magari è quello che gestisce alcune determinate scelte, lì sta nel riuscire ad avere la capacità di riuscire a comunicare nei vari modi, sia buoni che cattivi, per riuscire a far funzionare tutto l'ingranaggio che è l'orologio di tutto lo sviluppo di una qualsiasi applicazione, che sia un videogioco. Ma questo è equivale, penso, in tutti i lavori. Quindi, secondo me, non è proprio la disciplina, ma è la capacità di comunicare con le persone che siano più o meno nel tuo settore e riuscire a far funzionare le cose. Esattamente come dicevamo, le soft skills si applicano a qualunque settore. La comunicazione forse è la soft skill più importante e bisogna imparare a comunicare. E indovinate come si fa a imparare a comunicare? Comunicando, sbagliando. È la cosa più importante. Bene, possiamo procedere. Chi c'è? Eugenio? Eccomi. Vai. Beh, guarda, io in realtà sto pensando a cosa dire senza ripetere quello che hanno detto i ragazzi prima di me. Però sì, sicuramente tra le cose... figurati, stai messo peggio di me. No, sicuramente tra le cose più importanti assolutamente il saper comunicare con altri ambiti disciplinari senza dubbio è molto importante, perché le esigenze di un programmatore non saranno mai le esigenze di un grafico, non saranno mai le esigenze di un designer e così via per tutti gli altri ambiti. Diciamo, io quando ho fatto Hive all'inizio c'erano solamente grafica e design, quindi comunque ho interagito principalmente con loro. Però sì, assolutamente, questo, il networking, tutti gli eventi organizzati da Hive sono stati mi hanno proprio aperto gli occhi. Tra l'altro a un level up ho conosciuto anche il mio datore di lavoro, quindi questo è stato molto divertente, ritrovarci poi dopo un paio d'anni. Però sì, assolutamente, forse tra anche molto banalmente come scrivere un curriculum, diciamo che anche quella la possiamo considerare una soft skill molto molto importante. Come presentare se stessi è una cosa che spesso in altri corsi viene data un po' poca importanza, ma in realtà è forse la cosa più importante quando cerchi lavoro poi dopo. Quindi sì, perché poi è chiaro, magari le competenze le hai, però se in quei 5 secondi in cui il recruiter guarda il tuo curriculum non sai mostrare quello che sai, è come se non sai niente. Quindi sì, assolutamente. Agli altri adesso do qualche input, possono chiaramente rispondere come vogliono. Parlando di soft skill, soprattutto di soft skill che sembrano secondarie, un po' nascoste, ma che esistono e bisogna svilupparle. Gestione del tempo, gestione dell'overburn, gestione della sindrome dell'impostore, tutti gli aspetti psicologici anche, che riguardano comunque, a tutti gli effetti, gestire tutte queste problematiche fa parte dei soft skill. Quindi abbiamo Gianluca. Allora, non vogliatemene Diego e Valerio, che tra l'altro sono stati i miei insegnanti. Se sì. Devo pensare al corso di Hive, a parte essere d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle persone prima di me, la prima parola è trauma, perché il corso è super serio e ti spinge... No, ma è veramente stato trauma all'inizio, tutto il primo fino a metà del secondo anno, finché non inquadri al 100% come funziona la gestione del tempo, come diceva Andrea, e soprattutto l'adattarsi alle situazioni avverse che succedono. In uno sviluppo di videogiochi succedono molto spesso, molto più di quanto si pensa. Il corso è pensato, almeno quello di game design, per tirare fuori dalle persone il massimo. È letteralmente tanto lavoro che ti dà un sacco di mastery, un sacco di capacità poi di rifletterti sul resto delle cose che devi fare andando avanti, ma soprattutto ti insegna a rispettare le consegne, quindi gestire il tuo tempo,
adattarti a situazioni improvvise e a pensare ahead. Non penso solo a oggi, non penso solo a domani, penso a una settimana di distanza e riesco a gestire tutte le mie cose. E applicato anche ad altri campi di vita, in generale, fondamentale e super utile. Quindi sì, a parte il trauma, è stato competenza, adattabilità alle situazioni e gestione del tempo. Bene, bene, sì, giustissimo. Il costume design, da questo punto di vista, forse è più traumatico, il termine è giusto. Parte in quarta, non fa sconti, è pieno di cose fighissime, ma cose che vanno sapute fare contemporaneamente, quindi è fondamentale. Se dico castoneria, Diego mi riprenderà per l'orecchio. No, c'è anzi, problema. Confermo il discorso del trauma, perché è un trauma designato. Certo. Quindi è voluto. È voluto. E infatti funziona benissimo, per carità, funziona benissimo, cioè ha tirato fuori un sacco di persone super competenti, però la prima cosa è sicuramente quella. In generale il ritmo dei nostri corsi è parecchio sostenuto, per farti sentire come se tutti gli effetti tu stessi in produzione. C'è sempre un task da fare, da portartelo a casa, e non è mai scontato che andrà bene, come ha detto Gianluca. E non c'è mai abbastanza tempo per farlo. È tutto da appunto. È tutto designato. I giochi non finiscono perché finiscono perché finisce il tempo. Roberta. Sì, io mi ricollego sicuramente a quello che ha detto Gianluca, nel senso che in particolar modo il corso di rigging che abbiamo avuto quest'anno è stato bello tosto. Posso dirlo che Agnese potrà confermare con me che è stato un'esperienza, potremmo dire, però un'esperienza che ha dato poi i suoi frutti se viene seguita. Quindi tutto quello che tutti gli altri hanno detto insieme alle competenze che ti insegna Hive ti aiuta e ti aiuta anche tanto. Quindi mi sento di dire che le scadenze poi sono state la cosa forse più difficile da gestire, però una volta sapute farlo, insomma, riesci a gestire anche tutto il resto, quindi... Chiaro, ma chiarissimo, perché l'impostazione dei corsi negli anni sta diventando sempre più vicino, non tanto a un corso tradizionale, ma sempre più vicino a una simulazione lavorativa, con tutto quello che ne consegue, anche scadenze a volte avventurose, insomma, non è banale rispettare, e anche requisiti qualitativi, ma quelli col tempo si gestiscono, perché al lavoro poi funziona così, non soltanto nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, ovviamente. Tommaso? Ah, sicuramente Hive mi ha insegnato tanto, cioè tanto su tutti e tanti aspetti, cioè nel senso... sicuramente quello che ha detto Agnese all'inizio, cioè la parola disciplina mi è piaciuta tantissimo, cioè disciplina è importante perché vabbè, io ho fatto il corso di grafica quando c'era solo il corso di grafica e programmazione e ho avuto Giacomino l'insegnante doc, ma è anche Andrea sicuramente, e che mi hanno insegnato tutto. A parte dentro Hive ci sono cresciuto, quindi tante cose, tanti amici mi porto appresso, ogni tanto ci sentiamo ancora, come va, come non va, insomma, quello assolutamente, cioè, quello è sicuramente bello. E in ambito lavorativo, quello che mi ha insegnato Dive, come dicevano, è sulle consegne, a parte anche già all'inizio la presentazione del reel, no? Cioè, quando ho trovato il mio primo lavoro, non sapevo bene o male come presentarmi, no? Cioè, un conto è mandi un curriculum con la tua faccia stampata, quello che hai fatto, va bene così. In questo lavoro... può essere bello o brutto, non cambia assolutamente niente, basta sapere, cioè far vedere quello che sai fare, no? E quindi all'inizio mi hanno aiutato a far vedere i miei lavori, i reel, è andata bene, insomma, ma sicuramente quello cioè che mi porto praticamente tutti i giorni è la gestione dello stress, per esempio, perché comunque cioè, è un lavoro che stai comunque con miliardi di imprevisti, poi faccio un lavoro comunque artistico, quindi ci sta quel giorno che non riesci a fare quella cosa come volevi, no? Però la cosa importante è che comunque mi hanno sempre insegnato magari una cosa detta se si sente dire, ma il fatto di non arrendersi mai, no? Cioè, cioè comunque fai una cosa, sì, poteva sempre venire meglio, ma poteva sempre venire peggio. Guardi, mi ricordo una delle prime cose che mi disse Giacomo è non ti innamorare dei propri lavori. Cioè sta cosa, cioè, mi è rimasta nella testa, no?
cioè è bello avere la miniatura, sì, ce l'hai in mano, cioè, è tutto bello, però l'ho fatta, va bene, passiamo a un altro, quello sicuramente, quindi perché poi c'è sempre il ok, c'ho 4 giorni per farla, c'ho 5 giorni per farla, ok, sbrighiamoci, ok, non abbiamo tempo, questa cosa serviva per ieri, quindi sbrigati, capito? Quindi è stato quello e mi hanno insegnato proprio a gestire questa tutto questo, insomma, tutto il mio lavoro mi hanno insegnato assolutamente loro. Vero, anche perché negli ambiti artistici è così. Quando faccio un'opera artistica, quando è? Quando dico che è finita? Potenzialmente mai, non finisce mai. No, mai. Ma noi mettiamo la nostra arte all'interno di un prodotto e il prodotto purtroppo poi ha le sue milestone e vanno rispettate. Valerio. Sì, per me è particolare come... perché in realtà dal punto di vista delle soft skills, dell'attitudine, io ero già, quando mi sono interessato, ho detto vabbè facciamo questo salto, gli amici, le persone strette vicino a me mi hanno detto perché non l'hai fatto finora? Cioè mi guardavano e identificavano in me già questo tipo di ruolo, in effetti un certo tipo di attitudine mentale io lo sentivo già, però il corso mi ha aiutato a incamerarlo, a trasformarlo in art skills, nel senso di cose pragmatiche che poi si realizzano, e in generale anche ad accettare e a rafforzare anche una mentalità molto propositiva, molto proattiva, che già sentivo in me, che secondo me come designer è fondamentale, perché non è un ruolo di attesa, non è un ruolo in cui aspetti che ti dicano cosa devi fare, è un ruolo in cui anzi spesso si aspettano gli altri che tu dica cosa devi fare, ma questo significa anche abituarsi a sentirsi sulle spalle questa responsabilità, svegliarsi la mattina e dire ok, devo andare a parlare con delle persone. Quindi c'è questa attitudine molto propositiva che in un modo o nell'altro ti fa uscire continuamente dalla comfort zone e lo accetti come processo continuo. E questa cosa non a caso, insomma, mi fa piacere quello che dice Gianluca, insomma, deve passare per un trauma, inevitabilmente, ancor di più io ribadisco un po' rimanendo nell'ambito di design, perché non sempre tutti quanti siamo abituati a pensare che dobbiamo andare a parlare con le persone per sviluppare continuamente, tutto il tempo. Infatti molti di voi hanno parlato delle relazioni con gli altri, i giochi non si fanno mai da soli. Tommaso cita il fatto del non affezionarsi alle cose, perché i giochi si fanno in tanti, parecchi, e spesso non hai una cosa che è solo tua, è un lavoro condiviso e quindi richiede continua interazione, e noi designer dobbiamo abituarci mentalmente che se c'è qualcuno che si deve alzare per primo per parlare, siamo noi. A posto, è tutto esattamente corretto, perché è così che funziona. Questo è un ambiente che ha le sue regole, come tanti altri, ma tutti gli ambienti in cui si produce un prodotto, a tutti gli effetti è un prodotto, si sviluppa un prodotto, soprattutto dedicato all'intrattenimento, è sempre il connubio di non soltanto tecnologie diverse o competenze diverse, ma anche di sentimenti, animi diversi, che spesso collidono, ma imparare a gestire queste collisioni poi fa parte della propria crescita professionale, anche non soltanto umana. E adesso invece volevo passare direttamente a indagare un po' di più, e quindi farei un paio di domande a ciascuno di voi, un po' più relative alla vostra esperienza personale successiva ad Hive in particolare, e vorrei iniziare con Roberta e Agnese, perché poi so che Roberta fra poco deve lasciarci, e la domanda in realtà è una, perché loro sono tra i pochi fortunati, pochi felici pochi fortunati a aver seguito il corso di animazione rigging, il corso biennale, e già alla fine del primo anno sono state selezionate, ma soprattutto notate e quindi selezionate per entrare a fare uno stage durante il periodo estivo, prima che inizi poi il secondo anno a ottobre. Volevo un loro commento in merito, come si stanno trovando, cose belle, cose brutte. Facciamo rispondere prima a Roberta, che è al lavoro, quindi... Ok.
Infatti, anche per questo. No, allora, sicuramente è stata una del tutto inaspettato, perché ovviamente primo anno, appena entrata, diciamo così, a seguire il corso di animazione e rigging, e ho avuto la possibilità, una possibilità poi bellissima, in realtà ho scoperto in questi 3 mesi, di fare questo stage di rigging. E quindi ho toccato con mano cosa vuol dire lavorare una produzione di un certo livello, relazionarsi con team diversi, e quindi tutto quello che dicevamo prima alla fine si è concretizzato, nel senso che se devi fare qualcosa devi prima saper parlare con magari il reparto di modellazione, deve essere approvata questa cosa per poter essere cambiata, per poter essere ottimizzata. Quindi sono tutte cose che effettivamente, se tu non le provi, se tu non fai esperienza, non sono cose che soltanto appunto l'esperienza lavorativa ti insegna. E poi avere la possibilità di imparare anche da tutti i tuoi colleghi, o comunque da chi hai vicino, è ancora un'esperienza fantastica. Infatti io spero di poter continuare su questa strada, quindi di poter continuare a imparare, perché è quello che mi interessa. Io rispondo per la lato animazione. Intanto sono fortunatissima di aver avuto questa possibilità. Insomma, è nata in Seno Dive, sviluppatasi con i nostri docenti di primo e secondo anno, che ci stanno prendendo sotto l'ala, insomma, sono opportunità meravigliose. Loro sono persone, entrambe, quello di rigging e il tutor di animazione, sono persone di altissimo livello, quindi non credo che né io né Roberto, insomma, ci aspettassimo mai di poter minimamente ambire a così tanto. Stiamo ancora studiando, stiamo ancora imparando, però già essere avvicinati da persone di un livello così alto, che insomma, con già una piccola parola a uno studente di primo anno si sblocca un mondo, insomma, quindi sono contentissima. Anche io assolutamente spero di continuare, insomma, quest'estate è stato solo un assaggio. E, insomma, spero, cioè davanti a noi mi aspetto una strada dietro di noi sta venendo pavimentata, e davanti c'è tanta strada da fare, però insomma la stiamo percorrendo. Piano. Visto che è arrivata una domanda in merito, rispondo io. Agnese e Roberta stanno facendo uno stage di alcuni mesi, direttamente affiancando i docenti rispettivamente di rigging e game design, e sì, buonanotte, e di animazione. Quindi stanno, insomma, a tutti gli effetti facendo gli assistenti di professionisti. Bene, grazie a entrambe. Grazie a entrambe, e vado in ordine completamente sparso. Scusami Andrea, sì, ti interrompo, certo, perché io purtroppo me ne devo andare. Vai tranquilla, è stato un piacere, grazie. Grazie mille. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Allora, vorrei invece passare a Eugenio, proprio perché abbiamo detto che Eugenio già era un programmatore. E quindi mi chiedo, sei un programmatore, ma cosa hai imparato in più? Quali benefici hai avuto nel seguire il corso di AI? Perché in realtà sono tantissimi, al corso di programmazione sono tantissimi i già programmatori che comunque in qualche modo sviluppano, hanno studiato o fanno ingegneria o fanno ingegneria informatica, in qualche misura sono già dentro e scelgono AI poi per evidentemente specializzarsi, al di là di alcuni che abbandonano l'università e si dedicano interamente a Dive, ma queste sono scelte, e quindi evidentemente trovano un beneficio. Quindi la prima domanda è: che benefici hai trovato nel corso di programmazione? E ti faccio già la seconda domanda, che puoi dirci, ovviamente nei limiti del tuo NDA, del tuo lavoro attuale, come ti trovi e come ha funzionato il procedimento di assunzione, senza andare nello specifico ovviamente, lì dove puoi. Certo, sì. Allora, guarda, io intanto inizio con una precisazione che, almeno dal mio punto di vista,
quello che è il corso di Hive non è un corso di programmazione di videogiochi, ma un corso di programmazione dove il focus è sui videogiochi. Quindi in realtà, da un punto di vista di benefici per un programmatore, anche se poi vai a fare tutt'altro, comunque hai una competenza solida, hai delle competenze molto solide e delle basi anch'esse solide. Io, per esempio, per la mia personale esperienza, io ero un programmatore autodidatta, quindi avevo imparato a programmare. In realtà avevo fatto un corso di programmazione all'università, perché comunque all'università ho fatto fisica, e poi tutto il resto l'ho imparato solo. Quindi i primi anni di lavoro da programmatore sicuramente, diciamo, me la sono cavata da autodidatta. Diciamo che con Hive i benefici li ho avuti immediatamente, subito anche sul posto di lavoro, perché comunque i primi anni si fa C Sharp, quindi comunque io, lavorando in un ambiente C Sharp, ho avuto subito, immediatamente, dei benefici per avere proprio una standardizzazione del processo lavorativo, quindi di come è fatto, strutturato un software. Sono cose che sono conoscenze che mi sono state date da Hive. Per quello che avevo prima era sì, ok, più o meno si fa così, però insomma non avevo delle fondamenta ben definite. E per quanto riguarda poi la parte di, appunto, programmazione di videogiochi, ovviamente si apre un mondo, perché sono delle competenze che in realtà sono estremamente difficili da reperire in realtà in rete, perché molto spesso tutte le conoscenze di come si best practice e roba del genere sono, appunto, sotto NDA. Quindi in linea di massima avere qualcuno che ne sa di più e ti può spiegare, appunto, come funziona, è sicuramente un vantaggio. E non so se hai domande su questa risposta, però allora passerei alla seconda domanda. Beh, allora, io intanto al momento lavoro in Pixelant Games, che è una società del gruppo Sumo Digital, e al momento sto lavorando, lo posso anche dire su che gioco stiamo lavorando, perché stiamo lavorando con Gunn e stiamo sviluppando un gioco basato su Non aprite quella porta, il film del 1974. E sì, è stato reso pubblico, quindi posso tranquillamente parlarne di questo. Senza entrare nello specifico sul mio processo di assunzione, diciamo, ovviamente colloquio tecnico, su cui, appunto, le competenze ricevute in Hive sono bastate e avanzate, direi anche. E poi, ovviamente, colloquio di culture fit, perché noi come azienda ci teniamo parecchio che le persone che vengono assunte siano allineate con la cultura dell'azienda, che anche questa in effetti è una cosa molto importante, che spesso viene lasciata perdere, ma per esempio non in Hive, sul fatto che un'azienda spesso non ti assume solamente per le competenze, ti assume anche se ti vede come un ottimo dipendente, come una persona che si può trovare bene in azienda. E in effetti Pixelant ha visto questa cosa in me. Ci troviamo bene da quasi un anno ormai. Grande, bene. Questa cosa è importante, perché, ecco, ormai sempre di più le aziende, soprattutto quelle molto grandi, ultimamente tendono a fare più colloqui, ovviamente, ma il primo colloquio sempre meno è il colloquio tecnico. Il primo colloquio è quello psicoattitudinale, mettiamola così, conoscitivo. Vogliono prima vedere che essere umano hanno davanti. E poi successivamente, chiaramente, c'è tutta la parte tecnica, gli art test se si tratta di grafica e così via. E è interessante a questo punto fare un po' le stesse domande a Christian Bonprezzi, perché, come diceva prima Eugenio, ma questo succede in tutti i corsi, è molto frequente che l'allievo poi finisca il corso e trovi lavoro nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, così come è vero il contrario, ovvero che trovi lavoro in un ambiente completamente diverso da quello dello sviluppo dei videogiochi e magari ne sia anche felice. Quindi, Christian, tu cosa puoi dirci in merito? Ma io in realtà sono stato fortunato, perché ho iniziato l'accademia ad ottobre e ad aprile già lavoravo in un'azienda che si occupava principalmente di web, però è stato comunque comodo, perché le mie... Ciò che avevo già imparato di programmazione mi è stato utile per entrare in questa azienda, e in più, comunque, trattando roba web, ho imparato anche, ad esempio, a gestire leaderboard o server di videogiochi in cui vengono inviate le posizioni dei giocatori, eccetera. E poi, finita l'accademia e finito anche il mio percorso in questa azienda, che ho voluto lasciare io perché mi volevo spostare a Milano, sono entrato in un'altra azienda che è Iliad,
che è un'azienda di telecomunicazioni, che è un altro settore che mi è sempre piaciuto, e anche qui sono state molto utili tutte le cose che mi ha insegnato Hive in questi 3 anni di programmazione, perché come diceva Eugenio, si impara la programmazione e punta più su videogiochi, ma si impara proprio la programmazione vera. E quindi adesso sono qua da 4 anni, praticamente da poco dopo che siamo entrati nel mercato italiano, e mi trovo veramente bene, e niente, è un ambiente giovanile. E una cosa che volevo aggiungere è, dato che anch'io ho avuto l'occasione di fare dei colloqui da parte di chi faceva le domande, diciamo, e se sei un programmatore aiuta molto anche avere un bel profilo GitHub, questo lo vorrei sottolineare, perché se sei una persona che ha progetti personali pubblici e soprattutto ha contribuito a progetti magari anche grandi o comunque che ci lavoravano altre persone, diciamo che già hai fatto un bel 70% di colloquio positivo. Poi dopo ovviamente c'è anche tutta la parte delle soft skills, che sono molto importanti. Sì, sì, questo assolutamente concordo, è vero in tutti gli ambiti, mostrare ciò che si sa fare, non soltanto dare un curriculum, ma far vedere proprio in pratica quali sono i risultati raggiunti è paramount. Sappiamo già, per esempio, per diventare grafico il curriculum lascia il tempo che trova, quello che è fondamentale è il portfolio, un bel portfolio. E parlando proprio di grafica adesso, infatti, vogliamo passare un attimo a Tommaso e Christian Borò. Per una serie di coincidenze non abbiamo in questo momento nessuno degli ex allievi che tra loro, insomma, che lavora nell'ambito dei videogiochi, per una serie di sfortunate coincidenze. Ora, al di là di tutto, è notizia di questo mese Davide, che è diventato environment artist a Remedy, abbiamo Andrea, che è diventato environment artist a Gameloft, e Alessio, che è character artist a Roarty Digital. Cioè sono tantissimi anche gli allievi poi di grafica che entrano nel mondo dello sviluppo, e invece qui abbiamo 2 professionisti che hanno messo in pratica le competenze acquisite in altri ambiti. Rispondete come volete, la domanda sostanzialmente è un po' la stessa. Christian, che lavora in un campo nuovo e in grande espansione, che in maniera riduttiva, poi lui sarà più preciso di me, è il campo del visualizing e della prototipazione, mentre Tommaso addirittura ha trovato lavoro già dopo il secondo anno di Hive, il corso di grafica triennale, ma lui dopo il secondo anno ha trovato lavoro e scolpisce, lui fondamentalmente è uno scultore su ZBrush, poi ci racconterà lui di cosa. Comincia? Lascerei andare... Ok, vado io. Peggio per te. È andata così. Sì, io sì, mi sono un po' scostato da quella che è la grafica, anche se ci sono molto legato in quello che faccio tutti i giorni. In realtà, cioè, definirlo grafica è riduttivo, perché mi sono praticamente specializzato estremamente in linea orizzontale. Cioè sono diventato, diciamo, bravino, non eccello in niente, ma sono diventato bravino in praticamente tutto quello che c'è da avere, dalle simulazioni, dall'animazione, a volte anche scrivere codice, a fare i prototipi degli impianti gestionali a livello di IT all'interno dell'azienda, per poi vedere come, una volta caricati in un back-end, vanno a interagire, che il nostro software praticamente sta diventando una specie di concorrente, stiamo cercando di diventare una specie di concorrente di Adobe, giusto per puntare basso. E quindi io praticamente quello che faccio tutti i giorni è essere più diventato quasi un tech artist, diciamo, sono nel centro di quello che è il team di R&D dell'azienda. E cosa mi è servito Hive? Hive è stata una base perfetta, mi ha dato tutte le basi su quello che, certo, sapere principalmente in grafica. E quello che, questo però immagino sia molto di interesse della persona, non è stata una mia scelta specializzarmi troppo, anche se avevo delle preferenze,
ma era quella di continuare a guardare cosa c'era di nuovo, da software nuovi, tecniche nuove, da appunto simulazioni con vari software, fotogrammetria per portare la fotogrammetria nel mondo del 3D. E dopo, come ha anticipato Andrea, io sviluppo questo, sono all'interno dell'azienda dove sviluppiamo questo software di visualizzazione, quindi andare incontro alle necessità delle aziende. E ci sarebbe da parlare per ore, e quindi non mi dilungo troppo. Diciamo che la forza di Hive è stata quella di darmi la base e il prompt, e ringrazio Jack a volte nelle pause pranzo, che dava sempre l'input di andare a vedere cose nuove, tenersi informati sugli aggiornamenti dei software, perché mi hanno permesso quello. Ho trovato, nonostante io abbia avuto anche le possibilità di avere colloqui con ditte dei videogiochi più o meno grandi, alcune accadono tuttora, comunque spesso mi ritrovo a declinare perché questo ambiente, perlomeno la posizione che sono andato a ricoprire adesso, mi piace molto. Mi piace molto perché non faccio mai ogni giorno la cosa di ieri. Ogni giorno ho una cosa nuova e questo mi piace molto perché mi stimola molto, che sia una cosa che so già fare, che sia nuova da imparare da zero. Grazie Cristian, vai Tom. Niente. E invece, come ha detto Andrea, dopo il secondo anno ho trovato lavoro nella società dove sono tuttora. Sono 5-6 anni, ormai ho perso il conto, che lavoro nella stessa società. E, diciamo, allora, prima di tutto ci tenevo a dire una cosa, perché magari gente ci segue, ed era il mio problema quando avevo il dubbio di iscrivermi ad Hive. Per fare questo tipo di lavoro non serve assolutamente saper disegnare, zero. Cioè proprio zero, io non sono capace minimamente a disegnare, forse leggermente a copiare, ma zero a disegnare di nuovo, insomma. E sono partito da zero, assolutamente, cioè non sapevo niente del 3D e cose del genere. Diciamo che tutto il primo anno è tutto al Surface, quindi Maya, programmi molto più... mentre c'ho tutto l'organico, quindi ho aspettato il secondo anno. Il secondo anno ho usato ZBrush per la prima volta e mi sono innamorato di quel programma, perché poi effettivamente è quello che uso tutti i giorni e per fortuna è l'unico che uso. Quindi non uso nessun altro programma, quindi una pacchia bella, perché poi sinceramente ad Hive ho usato tantissimi programmi. Sì, uso ancora quelli per i render, però insomma per scolpire si usa soltanto ZBrush. E diciamo che non ho avuto paura all'inizio di mandare il curriculum, quello sicuramente, perché alla fine avevo appena finito il secondo anno, avevo visto da poco tutto l'organico, quindi poi a casa da solo a fare bracci, anatomie, cose, cioè cose strane, insomma, a provare, a sbagliare veramente tanto, cioè cose che se le riguardo oggi mi metto solo a ridere perché non posso fare nient'altro. E non ho avuto paura di mandare il curriculum, e diciamo che poi, come aveva detto Eugenio, mi pare forse mi sono anche venduto bene, diciamo, anche al colloquio, quindi sia con un reel sia con delle cose che avevo fatto, e poi sì, forse mi sono venduto bene, mi è andata bene, e lavoro là da 5 anni, mi trovo abbastanza bene, assolutamente non è quello per cui sono partito, perché io volevo fare il character artist per videogiochi o comunque per film d'animazione, insomma, cioè stiamo comunque lì, e invece mi sono trovato a fare sculture, quindi miniature, statue, veramente bello. È soggettivo perché ho fatto personaggi per videogiochi sono belli, cioè stanno là, stanno sullo schermo, cioè li muovi, li fai render, bello, però avere la miniatura in mano, poi mi rendo conto che questa cosa è molto soggettiva, però avere la miniatura in mano a volte mi piace di più, cioè a volte sicuramente mi piace di più, è una sensazione diversa, sicuramente una sensazione diversa. E che altro? Beh, no, già ci hai risposto abbondantemente. Nel frattempo il tempo passa e c'è un bellissimo flare che dovreste vedere in alto, che il sole gira, chiaramente il sole che gira, già lo sappiamo, e passiamo adesso agli ultimi due ospiti, quindi si parla di game design, e vorrei prima chiedere a Valerio De Simone, e lasciamo Gianluca per ultimo, se vuole accennare qualcosa in più rispetto al suo lavoro
prima di Hive, perché comunque è sempre stato nell'ambiente del gaming e questo è interessante. E in cosa consiste invece l'attuale lavoro? Sì. Sì, forse l'ho detto prima, che io prima di iniziare Hive producevo una casa editrice di giochi da tavola, di board games, e era della dimensione giusta per insegnarmi. Intanto mi ha insegnato un concetto fondamentale che spesso viene che spesso non si ha all'inizio, il fatto che immaginare i giochi come prodotto e non solo come un gioco. È il salto dall'utenza. Tutti quanti noi giochiamo ai videogiochi, ci piace, nel senso è rarissimo incontrato, mi è capitato, ma veramente uno su un milione che entra in Hive e in realtà non gioca tanto ai videogiochi. Ma nella stragrande maggioranza dei casi invece è proprio una passione fondamentale, e questo ci rende tutti utenti. Sicuramente persone che lo vogliono, che lo vedono il gioco per quello che è il prodotto finito, ma non lo pensano come prodotto. E doverlo fare da zero e seguendo, essendo una società piccola, tutte le fasi mi ha fatto capire che è un prodotto e che quindi ha un target, ci sono delle risorse limitate, del tempo, delle persone, e questo salto è necessario perché finché siamo noi che giochiamo o che fantastichiamo sulla creazione di un gioco, la fantasia è il nostro limite, ma in realtà siamo circondati di limiti quando produciamo qualcosa. Questi limiti sono anche la parte interessante, perché ci costringono a ingegnarci. Quindi questa esperienza passata di produzione di giochi da tavolo mi ha dato questa chiave che avevo già e che era molto, molto utile. Mentre adesso sì, lavoro in Jamma Games, sono system designers, ma in generale game designer. Siamo fortunatamente abbiamo l'opportunità di interconnetterci e di parlare di diversi argomenti, e quindi da questo punto di vista mi sento anche fortunato, perché insomma poi capirete che in base alla dimensione del team su cui si lavora lo spazio di manovra è anche diverso, ci sono vantaggi e svantaggi in base alla dimensione del lavoro. Più o meno ci siamo, però volevo raccontare un'altra cosa che secondo me è stata fondamentale. Siamo qui. Prima si è parlato di, mi pare Christian ha accennato al networking, e io devo necessariamente fare un doppio richiamo sulla questione del networking. Non a caso parlavo di proattività e di presenza. Intanto partiamo dal presupposto che nel videogioco nessuno va in Ferrari, lo dico sempre quando si parla, che anche il lavoro fai, eccetera. È un lavoro che richiede molto, che ha bisogno di molta passione e che ti devi andare a cercare. E il networking è la consacrazione di questo, cioè andare a parlare con le persone, andare alle fiere, discutere con le persone. Le mie occasioni lavorative sono arrivate dal networking. Avevo già finito l'accademia, ero già docente, ma stavo seguendo un corso di uno dei vostri workshop con Stanislav Stankovic, che c'ha un nome chiaramente facilmente riconoscibile come origine, e lui è il direttore creativo in EA, se non sbaglio, lo era, e ne abbiamo parlato e ho partecipato, ho parlato con lui e ho indetto una chiacchierata ulteriore in un secondo tempo che lui ha accettato. Sempre Christian parlava del fatto che ha parlato con Pessino, anche io ho parlato con Pessino, e chiunque di voi ha parlato con persone che stanno in questa industria si è reso conto che a prescindere da quanto sono in alto sono disponibili a chiacchierare. Il networking piace in questa industria e quindi è piacevole anche farlo, e lui ha accettato di farsi una seconda chiacchierata, c'era anche Diego. E da questa conversazione, a prescindere di tutto, siamo finiti a parlare di Jamma Games, e io poi sono approdato a questa posizione lavorativa. Quindi è nato tutto dal mio networking fatto con Diego, con Ive, con lo stesso Stanislav, e questo è una cosa che insomma volevo dire, perché parlare con le persone, interagire con le altre dà dei vantaggi pratici, reali, sostanziali. Ingenti, sono d'accordissimo, è vero questo. Gianluca, prima di passarti la parola,
c'è una domanda che rivolgo a Diego. Partendo dal presupposto, come diceva già Eugenio, che i corsi di Hive, è chiaro che siamo l'Accademia Italiana Videogiochi, abbiamo un occhio di riguardo verso i videogiochi e siamo d'accordo. Programmazione, abbiamo già capito che in realtà è un corso di programmazione anche molto spinto, orientato chiaramente ai videogiochi, in cui vediamo i motori, gli Unity, Unreal. Il corso di grafica, porta tutta una serie di argomenti che, e di skill che sono poi applicabili in qualsiasi campo della grafica 3D legata all'intrattenimento soprattutto, ma anche al visualizing, quindi non solo videogiochi. Questo è vero anche per game design. La domanda infatti che ci viene fatta è: il vostro corso di game design che competenze dà che siano spendibili anche al di fuori dell'ambiente videoludico? Ok, allora intanto mi si sente, mi si vede tutto. Sì. Non si sa mai. Allora, un'ottima domanda. Diciamo che parto dicendo che il corso è sicuramente specializzato e altamente orientato sull'ambito dei videogiochi. È un corso di design per i principali ruoli che le figure che sono interessate al design tendono a ricoprire, quindi game designer, level designer, technical designer e producer. Il narrative designer, cioè il corso di narrative design, appositamente per quello. Per quanto queste possano essere spendibili in altro, allora, ovviamente faccio un piccolo percorso perché aiuta a capire. Sicuramente ci sono certi ambiti, tipo gli ambiti della gamification, che ormai si applica più o meno a tutto, videogiochi, siti web, applicazioni e a tantissimi altri ambiti, di cui noi in Hive abbiamo anche collaborato proprio l'anno scorso. Quindi in tutti quegli ambiti dove c'è la parola gamification sicuramente sono spendibili. Negli ambiti più, più comuni, quelli meno legati al mondo dei videogiochi in generale, il corso ha comunque varie possibilità di sbocco. Diciamo l'app designer o l'UX designer, cioè lo user experience designer, l'interactive designer, quando si parla di interactive, UI no, sottolineo nel senso che il corso tocca all'intorno della UI ma non si concentra sulla UI, quindi se vi interessa la UI questo non è un argomento che andiamo a trattare in modo importante, però tutte le parti dove sono applicazioni interattive o c'è il cosiddetto, potete scriverlo su Google, design thinking, dove si applica il design thinking, che è questo grande buzzword che alla gente piace dire, dovunque si applichi il design thinking, in ambito però interattivo, sottolineo, quindi quando si parla di design di interazione, dove quindi c'è un'azione e una reazione dal punto di vista dell'utente, si possono spendere. Ottimo, grazie Diego, grazie mille. Speriamo di aver risposto, perché capiamo che sono professioni non nuove, nel senso esistono tanti anni, ma ancora ibride, in completa evoluzione, e quindi non è banale poi comprendere effettivamente dove si inseriscono per chi non è esattamente del settore, quindi questo è normale. E riprendiamo Gianluca, l'ho tenuto per ultimo anche per un altro motivo, lo confesso. È il motivo per cui vogliamo un po' far capire che Hive sì è bello il corso, bellissima gente che c'è dentro, bellissimi docenti, ma è un corso che trova nella fattività il suo senso di esistere, e quando si arriva, quando gli allievi riescono ad arrivare a quello che poi alcuni, non tutti, ma riescono a raggiungere, è esattamente lo scopo per cui esiste Hive, okay? Ovvero cercare di accompagnare gli studenti a uscire da un corso con un prodotto, una demo tecnica, chiamiamola come volete, completa e giocabile. E ora io mi piacerebbe che Gianluca, che insieme ad altri colleghi ha lavorato su un prodotto che sta riscuotendo dei successi, ci raccontasse un po' com'è nato in seno a come dire, chi ha collaborato poi anche degli altri allievi di altri corsi e quali sono i progetti futuri, sia del progetto sia del team, che so che avete intenzione di andare in solitaria invece di cercare lavoro in software house. Allora, sì, come un po' anticipato tu, io insieme a altri studenti di altri corsi, non solo il corso di game design, ci siamo messi insieme ormai un anno fa, alla fine dell'estate del 2021, e abbiamo creato un team
con lo scopo di fare un gioco completo. Inizialmente lo scopo era di farlo entro la fine del terzo anno, perché volevamo non solo crearci quello che poteva essere un curriculum o un portfolio, comunque dell'esperienza che potevamo vendere, oltre a quella che già potevamo vendere grazie al corso a livello di curriculum, a livello di interviews con i datori di lavoro, ma soprattutto perché volevamo anche avere l'esperienza del dire ok, per 2 anni abbiamo fatto progetti comunque seguiti molto attentamente, molto, in maniera molto vicina da Diego e Valerio, per esempio nel mio caso, comunque dei docenti. Quest'anno qui volevamo invece, che avevamo anche la prima anno che avevamo la possibilità di scegliere i nostri membri di team, volevamo fare un progetto un po' più grande. Abbiamo fatto praticamente i colloqui, tutto, abbiamo fatto il cons, abbiamo cominciato a lavorare e poi nel tempo ci siamo accorti che innanzitutto eravamo un team molto numeroso, avevamo persone molto valide, abbiamo preso diciamo vari elementi da tutti quanti i corsi di Hive, sia di grafica, da cui 3 persone nel corso di grafica sono nel nostro team, poi abbiamo preso dal corso di programmazione, di cui abbiamo preso Manuel Martignone, che era stato anche docente, un po', mi pare, o tutor comunque. Stessa cosa Filippo Maria Perlini, che invece facevano tech artist, Filippo, e Manuel programmatore. Ecco, possiamo dire che Filippo è appena stato preso da sì. CD Projekt Red. Sì, 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 sì. Questo sì, possiamo dire, cioè era una testa di serie, eravate in ottime mani. Okay. No, sì, sì, ma onestamente tutti quanti all'interno del team sono stati scelti un po' perché ci saremmo conosciuti attraverso Gem, attraverso progetti che avevamo fatto insieme, così casualmente tra l'altro, o sponsorizzati da Hive stessa. È un po' perché ognuno di noi ha fatto un semi-colloquio, cioè le persone che hanno fondato inizialmente il team si sono messe lì, hanno fatto veramente dei colloqui con dei task assegnati e abbiamo visto i portfolio, eccetera, eccetera, abbiamo scelto le persone, abbiamo creato il team. Il gioco che stiamo facendo si chiama Dinopa Trail, è un roguelike survival 3D isometrico single player che è ambientato nel Far West. Però è un Far West dove i dinosauri non si sono mai estinti. Quindi invece di avere, che ne so, il cowboy sul cavallo, c'è cioè il cowboy sul velociraptor. E il carretto, quello, il caravan classico del Far West è trainato da un triceratopo e così via. E il gioco prende ispirazione sul lato survival da Don't Starve e sul lato invece di combat, sul lato roguelike, prende ispirazione da più titoli. Per il combattimento Curse of the Dead Gods è quello probabilmente che ci ha ispirato di più, per la navigazione delle mappe e la progression eccetera eccetera molto probabilmente Risk of Rain 1 e Slay the Spire come progressione divisa in piani. Il gioco al momento si trova quasi in alfa, abbiamo fatto l'80% delle feature che devono essere dentro il gioco, ci manca l'ultimo 20%, e come diceva Andrea ci sono arrivati buoni risultati, a parte che siamo in trattativa con dei publisher per appunto avere dei fondi e non solo costituire la nostra compagnia, ovvero Waypointer, e continuare a sviluppare il gioco, ma appunto magari anche per continuare poi a lavorare insieme come team e a continuare a sviluppare altri giochi. E siamo andati alla conferenza, come dicevo, di Istanbul qualche mese fa, all'inizio dell'estate, dove abbiamo vinto il Dev Contest. Abbiamo portato la nostra Vertica Slice, che è la parte di presentazione del gioco, un'esperienza di circa 15 minuti che presenta tutte le meccaniche del gioco in una maniera concisa, diretta e un po', diciamo, movimentata. Non ci sono parti lente, perché appunto è solo per mostrarla ai publisher. E abbiamo effettivamente vinto il premio a questa conferenza, che poi è la conferenza delle White Knights, che è una delle più importanti dell'Est Europa, eccetera, eccetera, che quest'anno si faceva, invece che in Russia, visto le situazioni, si faceva a Istanbul. Ed è stata un'esperienza molto figa, e che non ci aspettavamo, tra l'altro. E passo alla seconda domanda. E, per quanto riguarda invece, perché non siamo andati a delle aziende? Ho un po' risposto all'inizio di questa domanda, ovvero volevamo effettivamente dire ok, questo qua abbiamo avuto questi anni di insegnamento, ci siamo applicati tantissimo, abbiamo studiato, abbiamo avuto le nostre esperienze
adesso questa è, doveva essere in qualche modo anche come la prova generale al nostro futuro. Ok, abbiamo imparato tutte queste cose, ci siamo sempre impegnati, eccetera, eccetera, vediamo se sappiamo fare questa cosa al 100%. E quindi era un po' metterci una prova, un po' crearci il curriculum e poi è diventato un che figata lavorare insieme e che figata quello che stiamo facendo. E quindi siamo passati da un anno di sviluppo a facciamo due, aggiungiamo queste altre cose che erano in Next Web e adesso pensiamo appunto di fare, di andare per la strada nostra più che a partecipare ad altre compagnie. Grande, ottimo, grande Gianluca, perché effettivamente poi questa stessa filosofia è stata abbracciata anche da altri team, almeno altre due, ve lo posso dire già quest'anno, quindi io come Hybe siamo estremamente fieri dei risultati, insomma esistiamo per quello poi, quindi siamo veramente contenti. E rispondo a una domanda che è arrivata nel frattempo su Twitch, anche forse un paio. Per il corso di narrative design sono richieste delle conoscenze da avere precorso? No, non, per nessun corso sono richieste conoscenze pregresse, è richiesta un'attitudine. È chiaro, che ne so, voglio fare programmazione, di certo non devo odiare la matematica, voglio fare grafica, magari una indole di una velleità, come dire, estetica dovrei anche averla, ma questo si parla di indole. Di certo è bene fare un colloquio col direttore del corso, che è Daniele Fusetto, quindi è meglio richiedere un colloquio così da avere maggiori indicazioni in merito. Altra domanda, ci sarà qualche differenza fra online e presenza, quindi online e campus, per quanto riguarda i collegamenti con aziende esterne, stage simili? No, questo non avverrà, ovvero non ci sarà nessuna differenza, nel senso che stare in campus vuol dire già creare il proprio network, che sia con i docenti, che sia con i propri colleghi, in maniera più facile, banalmente, perché sono già in classe con queste persone e il network si crea automaticamente. Ma Hybe è molto meritocratica, e così come è meritocratico questo mercato, questo ambiente, quindi non faremo distinzioni. Lì dove arriveranno richieste da parte di aziende per avere risorse, non faremo differenze, distinzioni fra gli online e i campus. Tutti coloro che se lo meritano avranno le stesse possibilità, così come è stato fino adesso. Non vedo altre domande, e comunque sono un paio d'ore, no, un'ora, oddio, un'ora che stiamo parlando e stiamo qui, e ci fermiamo, direi. Vedremo se fare un ulteriore open day subito prima dell'inizio dei corsi, o comunque un incontro simile, perché è stato molto interessante. Io voglio innanzitutto ringraziare tutti voi che ci avete seguito fin qua, e soprattutto ringrazio tutte queste persone che vedete nel monitor, la maggior parte delle quali, insomma, io tutte le ho conosciute, le ho viste crescere, e nei 20 anni, insomma, in cui ho insegnato, ho insieme agli altri accompagnato nella vita professionale queste persone, potete immaginare che vuol dire, insomma, ne ho viste veramente tante, e sono molto fiero di Hybe e di tutte le persone che la aiutano a crescere. Grazie a tutti e a presto. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao.